Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare la terza pagina dell'album Flowers che sto realizzando in più video, perché voglio creare delle pagine un pochino più articolate, e visto che è una cosa che non si potrebbe fare in un video solo perché verrebbe troppo lungo, lo sto facendo dividendo le varie pagine. E ce ne sono già due sul mio canale YouTube. Nella descrizione vi lascerò i link alle due pagine precedenti, così chi non, nel caso non le aveste ancora viste, potete velocemente trovarle, anche se comunque nelle playlist ho creato già la playlist album Flowers. Dunque partiamo subito. Come le altre pagine che abbiamo già realizzato, la struttura di base chiaramente è sempre la stessa. La rifaccio vedere velocemente: è formata da due fogli, uno delle dimensioni di 21 x 19 cm e uno delle dimensioni di 19 x 19 cm. Nel cartoncino con le dimensioni da 21 x 19 ho realizzato due pieghi a 1 cm per parte su due lati, perché praticamente io andrò, adesso lo farò subito, ad incollare i miei due cartoncini in questo modo, ve lo faccio vedere, così praticamente la base delle pagine del mio album non sarà nient'altro che questo formato 19x19 con una tasca, che mi permetterà da un lato di inserire una tag e dall'altro lato di andarla poi ad unire alla struttura che faremo alla fine dell'album. Un'unica cosa vi dico velocemente, cioè che come al solito sto utilizzando questi fogli che trovate nella descrizione dei prodotti, che trovate trovate il link dei prodotti che utilizzo nella descrizione del video, come tutti i video, e in questo caso si tratta di cartoncino di questo color, non saprei neanche come definirlo, cappuccino, comunque un bellissimo colore vintage che si presta, vi assicuro, ad essere utilizzato con tutte le carte, e che ha la particolarità di essere goffrato da un lato e liscio dall'altro. Io chiaramente farò in modo che la parte goffrata, che è quella più bella, rimanga sull'esterno della mia pagina. Quindi, prima di procedere alla realizzazione della pagina vera e propria, vado subito a fare questa operazione, e cioè vado a definire la mia base. Quindi semplicemente con della colla, in questo modo qui, lo faccio con la colla vinilica, potete farlo con il biadesivo, come preferite. Io probabilmente qualche altra pagina l'ho fatta anche con il biadesivo, ma adesso utilizzo la colla, questa colla vinilica stick. Vado semplicemente ad attaccare, mi raccomando fatelo in maniera molto precisa, questa è un'operazione semplicissima. Vado ad attaccare i due pezzi di cartoncino, schiacciamo bene in questo modo qui. Ok, eccoci, fatto in real time, così in questo modo vedete noi abbiamo questa struttura. Quindi abbiamo la pagina che andremo a decorare in questo modo, perché come vi ho già detto, ma ve lo ripeto perché questa è una cosa molto importante che assolutamente non bisogna sbagliare, bisogna lasciare le parti aperte sui laterali, in modo che da un lato andremo ad inserire una tag e dall'altro lato andremo poi ad unire tutte le pagine sulla rilegatura della nostra copertina. Quindi, fatto ciò, passiamo a decorare il fronte della nostra pagina.
Allora, io in questo caso ho fatto due decorazioni diverse, diciamo, cioè non decorazioni, proprio due realizzazioni di layout diverso, uno per una pagina e una per il fronte e una per il retro. Vediamole una alla volta così evitiamo di fare confusione. Quindi partiamo con il fronte. Allora, io ho già preparato tutti i miei cartoncini e adesso vi do tutte le dimensioni affinché possiate tagliarli. Allora, partiamo da il primo cartoncino. Questo ha le dimensioni di 30,5 per, non l'ho segnato, ve lo dico subito, per 11 e mezzo. Lo scrivo anche così rimane più chiaro, quindi 11,5 cm. Quindi abbiamo 30,5 per 11,5 di altezza, dove ho fatto 4 pieghi. Un piego a 7 cm, un piego a 2 cm, un altro piego a 2 cm e un altro piego a 2 cm. Quindi i pieghi sono a 7, 9, 11 e 13 cm. Quindi questo è il primo pezzo di cui abbiamo bisogno. Poi ho fatto una striscia da, anche qui non ho segnato l'altezza, 4, quindi segniamo anche qui 4 cm. Allora, una striscia da 16 cm per 4 cm, dove sono andata a fare due pieghi da 4 cm da ambo le parti. In questo modo. Ve le lascio qui così rimangono le scritte. Dopodiché ho tagliato 4 cartoncini uguali, quindi 4 per, in questo modo. 4 cartoncini delle dimensioni di 11,5 per 9,5. 4 cartoncini uguali. L'unica cosa che ho già fatto, ho utilizzato la mia fustella, che avete già visto tante volte che ha due tipi di fustelle per gli angoli diversi. Io in questo caso ho usato questo tipo di fustella che mi piace tantissimo e quindi ho già fatto che fustellare solo da un lato e dalla parte più lunga, però vedrete quando poi realizzo quello che ho in mente, vedrete come viene, quindi capirete subito il tutto. Anche questa chiaramente l'ho trovata nella descrizione dei prodotti che utilizzo. Quindi per creare la prima struttura, quindi la struttura del fronte della pagina, ho bisogno di questi cartoncini. Ve li lascio ancora un attimo qui così vedete. Ora, detto ciò, andiamo a vedere come realizzarla. Io voglio fare cioè quello che voglio realizzare sul fronte è una pagina con le foto a cascata. Quindi, cominciamo subito con il procedimento. Allora, adesso in questo momento lascio un attimino la base, tanto la struttura la creo e poi andrò ad incollarla sulla mia base. Per cui posso gestire tranquillamente la mia struttura senza la base. Allora, io ho piegato in questo modo, vedete, ho già fatto tutti i pieghi a 7, a 9, a 11 e a 13. Questo perché? Perché praticamente devo fare in questo modo. Allora, andrò ad incollare i vari pezzi che ho ritagliato. In questo modo. Allora, il primo pezzo lo vado ad incollare qui. Mi raccomando, l'unica cosa quando incollate, fate sempre attenzione che i pieghi continuino a potersi fare senza nessunissima ostruzione. Quindi vado a mettere la mia colla vinilica in questo modo. E questo primo cartoncino lo vado così ad incollare. Mi raccomando questa operazione, quindi voi quando attaccate fate in questo modo, piegate sempre benissimo il tutto in modo da assicurarvi
che si possano fare i pieghi. Mi raccomando, è una cosa importantissima. Ora, cosa vado a fare? Vado a incollare le altre tre pagine in questo modo. Ma cosa faccio? Non uso più la mia colla vinilica, perché praticamente vado a mettere solo, non avevo preso la colla, vado a mettere solo, guardate, una striscia di colla qui in prossimità della mia fessura. Sarebbe bello se uscisse la colla, ma io cosa ho fatto? Sicuramente l'ho lasciata aperta l'ultima volta che l'ho usata e adesso si è seccata. Aspettate che faccio in fretta e devo solo togliere, eccoci qua, adesso forse funziona, proviamo. Ok, vedete, faccio proprio una striscia. Adesso per venire vicino alla telecamera faccio un po' danno, perché allora anche in questo caso vi faccio vedere. Il cartoncino, come vi ho detto, è goffrato e liscio. Io sto andando a mettere la parte goffrata nell'interno in questo modo qui. Questo perché, adesso vi spiego, fatemelo solo incollare un attimino, prendete bene di riferimento, fate in questo modo, quindi prendete bene sempre di riferimento che sia dritto con la parte di sotto e vado ad incollare. Mi raccomando, sempre che il piego venga fatto perfettamente, è importantissimo. Quindi, aspettate che parlo di meno e cerco di fare la cosa un po' più giusta. Ancora faccio qualche stupidaggine e poi non viene più quello che deve venire. Nello stesso modo vado ad attaccare le altre due pagine, quindi mettiamo il nostro filo di colla qui, mi appoggio così magari riesco, eccoci, ad andare anche più dritta. Mi raccomando, appoggiate, fate così, piegate in questo modo, in modo da assicurarvi che il piego si faccia tranquillamente, e schiacciamo così. Ok, andiamo ad attaccare l'ultima. Controllate sempre bene che siano perfettamente allineate e così andiamo a schiacciare in questo modo. Ok, abbiamo attaccato le nostre pagine. Ora chiudo un attimo la colla, perché altrimenti, ok, faccio subito un altro danno. Allora, cosa faccio di questa striscia che ho tagliato? Questa striscia mi permetterà di far muovere la mia cascata. Cosa devo fare? Allora, prendiamo la nostra prima pagina, quindi questa, e praticamente andiamo ad incollare la nostra striscia, che vedete rimane perfettamente incollata sulle pagine con le due alette, che poi vi farò vedere a che cosa servono. Quindi vado a mettere la colla qui sulla mia striscia, metto di nuovo la colla vinilica su tutto in questo modo qui e la vado a fissare in questo modo. Mi raccomando, dovete centrarla bene. Aspettate che mi appoggio, perché sennò rischio di fare male la cosa e poi non si capisce. Allora, colliamo bene in questo modo, guardate. Quindi io ho incollato la mia pagina e ho
fatto in modo, vedete, che i pieghi siano comodi, che non si ostruiscano, così, in questo modo qui. Ora, prima di andare ad attaccare la nostra tasca, che vi dico già subito verrà incollata così al centro della nostra pagina, prima di fare questa operazione andiamo a completare il tutto con la carta di decorazione. Allora, io ho già ritagliato, ho utilizzato il kit papavero per fare questa pagina, perché come sapete sto utilizzando per ogni pagina un kit diverso con dei fiori specifici, e quindi questa è la volta del papavero. Anche il link delle carte le trovate nella descrizione del video. Quindi devo andare praticamente ad incollare le carte che ho già tagliato sulle quattro pagine, in questo modo, e sulla parte, semplicemente sulla parte interna più lunga, in questo modo qua. Quindi quattro pagine, faccio vedere perché poi le andrò ad incollare io, così evitiamo di fare un video per una cosa che non è importante, cioè vedermi incollare una a una le pagine. Quindi andrò ad incollare le pagine in questo modo. Quindi i quattro, diciamo, ventaglietti e la parte solo del fondo. Quindi con la mia colla vinilica vado ad attaccare il tutto. In questo modo ho incollato, vedete, tutte le varie cartine che avevo già ritagliato, leggermente più piccole dei miei particolari. Ora cosa andiamo a fare? Prima di andare ad attaccare il tutto sulla mia pagina, mi raccomando, sempre i laterali da utilizzare sul laterale, ok, non si era incollato bene, e rincolliamo. Diciamo che se usate il biadesivo magari è meglio, io adesso ho usato la colla vinilica, ma il biadesivo va anche benissimo. Quindi cosa vado a fare? Vado anche qui intanto ad attaccare la carta che ho deciso di utilizzare per lo sfondo. Quindi attacco velocemente questa, che non l'ho ancora attaccata, perché così rimane un pochino più chiaro quello che faccio. Mettiamo la colla così anche al centro, è sufficiente, e vado ad attaccare. Ok, a questo punto possiamo andare ad attaccare il nostro particolare. Prima però dobbiamo ancora fare un'operazione. Dobbiamo andare a creare un gancetto sulla parte sottostante della struttura. Quindi cosa faccio? Vado a con la mia crop dial, vado a fare un foro e lo facciamo al centro. Adesso io lo faccio ad occhio, tanto non più o meno è così, direi che va bene. Quindi faccio un foro in questo modo qui. Poi prendiamo un nastrino, io prendo un nastro dei miei soliti rotoli, quelli che utilizzo sempre di pizzo, che trovate anche nella descrizione dei prodotti, ma io voglio, ah, eccolo qua, perché in questo caso voglio utilizzare quello più sottile di tutti. Quindi, allora, tagliamone un pezzo. Direi che così può bastare, così non sprechiamo. E vado a fare questo lavoro qui. Allora, intanto vado ad infilarlo in questo modo qui e lo faccio passare dall'altro lato, così almeno. Ok, considerate che sono dei pizzi sottilissimi e che quindi si prestano benissimo a cose di questo tipo. Quindi ho inserito il mio pizzo, questa è la lunghezza che voglio che rimanga, potrebbe essere anche un pochino meno, sì, così è sufficiente.
ok? E adesso vado ad inserire una così delle rondelline in questo modo qui. Questo mi fermerà, vedete, in questo modo lo potete sistemare, mi fermerà il mio pizzo, e adesso vado a chiudere semplicemente così. Allora, aspettate che mi appoggio, perché sennò veramente faccio di nuovo un disastro. Ok, chiudiamo. In questo modo vedete che noi abbiamo perfettamente bloccato il nostro pizzo. Adesso possiamo veramente completare il tutto. Cosa andiamo a fare? Andiamo a piegare le alette in questo modo e andiamo a bloccare sulla nostra pagina, andiamo ad incollare solo le alette. Allora, a questo punto quasi quasi metto del biadesivo, che è più tenace, perché considerate che praticamente queste due alette devono tenere tutta la struttura e ci devono permettere di far muovere la nostra cascata. Adesso poi vi faccio vedere come, quindi preferisco utilizzare del biadesivo, che è decisamente più tenace. L'unica cosa che vi dico sempre, quando utilizzate il biadesivo, per esempio io adesso non l'ho utilizzato per incollare magari le pagine, ma perché non l'ho utilizzato? Semplicemente perché quando voi utilizzate il biadesivo dovete fare molta molta attenzione a come appoggiate la vostra carta, la vostra pagina, perché se voi per sbaglio se sbagliate non avete margine di non potete, perfetto, mi sono impappinata, ma non importa, e non riuscite a recuperare l'errore, cosa che invece potete tranquillamente fare quando utilizzate della colla vinilica, della colla liquida, perché voi appoggiate ma avete ancora modo di muovere e di verificare che il tutto sia perfetto. Se invece utilizzate del biadesivo, soprattutto come il mio, che questo è un biadesivo veramente tenace, nel momento in cui appoggiate, come avete messo così è, e quindi dal momento che io sto facendo il video e quindi non posso magari avvicinarmi benissimo, piegare, perché altrimenti non vi faccio vedere bene, magari utilizzo la colla vinilica per comodità, però io preferisco sempre il biadesivo, perché comunque rimane tutto molto più fermo e mi piace di più. Allora, cosa faccio? Quindi vado a, adesso vi ho detto tutte queste cose qua, cerchiamo di non sbagliare, perché altrimenti veramente, cioè, me la sono mandata anche no. Allora, quindi dal momento che in questo caso non c'è, non devo tenere chissà quale perfezione, quale, devo solo centrare, ma lo posso fare tranquillamente in questo modo. Ok, dovrei essere riuscita a fare il tutto senza commettere errori. Ok, quindi abbiamo incollato i due pezzettini sotto e noi adesso, guardate, quando andiamo a tirare abbiamo le nostre pagine che si spostano, e se reinseriamo abbiamo creato la nostra cascata. Ok, quindi questa era il fronte della nostra pagina. Adesso occupiamoci del retro. Mi raccomando, laterali sempre sulla parte esterna, quindi vuol dire che adesso saranno in questo modo e questo sarà il nostro retro da lavorare. Allora, per il retro i cartoncini sono molto più semplici, perché adesso vi faccio vedere quello che ho pensato. Dunque, abbiamo un cartoncino delle dimensioni di 30 cm, non l'ho scritto ma lo scrivo qui, così è più chiaro, quindi totale
Eccoci. Totale 30 centimetri, dove sono andata a fare un piego a 1 centimetro, poi ho lasciato 14 centimetri, un altro piego, ho lasciato 7 centimetri e mezzo, un altro piego e sono rimasti 7 centimetri e mezzo. Mi sono persa il 5, ho messo la virgola ma non ho messo il 5. Quindi abbiamo 1 centimetro, 14 centimetri, 7 e mezzo e 7 e mezzo. Ora, fatto ciò, in questo caso cosa vado a fare? Anche qui, prima di attaccare la mia struttura alla pagina, faccio che andare a rivestirla, perché poi dovrò fare un'operazione sulla carta di fondo della pagina, ma la facciamo dopo, quindi preferisco finire prima tutta la struttura. Io chiaramente ho già, come prima, ritagliato i particolari dal kit Papavero, per non perdere tempo, i particolari che mi servono da incollare. Quindi adesso comincio ad incollare tutti i particolari. Ora, io sono andata ad incollare dei particolari sul mio supporto, ma non tutti, perché bisogna fare delle lavorazioni. Quindi ho incollato, vedete, la parte frontale in questo modo l'ho completata, perché la mia pagina si piegherà in questo modo qui, praticamente. Quindi cosa ho fatto? I tre lati li ho completati in questo modo. Qui però rimarrebbe tutto, vedete, molto svolazzante, quindi ho voluto fare la chiusura in questo modo qui. Allora, ho preso una carta, un particolare della carta, e l'ho tagliata. Questo sono 7 centimetri e mezzo, se non ricordo male. Sì, 7 centimetri e mezzo. Quindi io cosa ho fatto? Ho tagliato un cartoncino appena appena meno di 15 centimetri e l'ho piegato a metà, in modo che, guardate, se io lo inserisco, vedete, rimane perfettamente all'interno. Ora cosa vado a fare? Guardate. Allora, in questo cartoncino vado ad inserire una calamita. Chiudo un attimo le colle, perché altrimenti mi si secca tutto. Allora, calamita che ho preso, sì, eccola qui. Allora, prendiamo una calamita. Queste sono le calamite forti che utilizzo per tutti i miei album, e la vado a mettere, diciamo, centrata, ma non diventate matti. Fermo anche questa con del biadesivo, così sono sicura che non si muove più. Quindi la centrate e la metto così, a questa distanza, in questo modo, e fermo con il biadesivo. Ora cosa faccio? Prendo di nuovo il mio pizzo, che ho perso già, no? Allora, prendiamo di nuovo un pezzo di pizzo, questa volta lo prendo un po' più lungo, perché lo voglio fermare bene per non rischiare che poi scivoli via, e faccio in questo modo. Allora, intanto posso aprire il biadesivo, in modo da andare a mettere il mio pizzo così sopra, che questo è un fermo, mi fa molto, ferma molto bene così. Ora vado a chiudere la mia pagina, quindi colla, questa, vedete, è un'operazione veramente semplice, ok, così. Magari metto un briciolo di colla qui dove c'è il mio pizzo, giusto per tenere un po' di più, ok, così.
Perfetto, basta pochissima, tanto il pizzo è veramente sottile, sottile, sottile. Questo pizzo mi avete già visto usarlo, io lo utilizzo anche proprio con la colla vinilica, con la colla stick, perché comunque si attacca perfettamente, quindi non c'è problema. Ecco, vedete che ho creato una tag che potrebbe anche essere utilizzata per inserire una foto. Quindi cosa faccio? Vado a mettere questa tag al centro, prendiamo un'altra calamita, così, ok? Poi mettiamo del biadesivo, io faccio così, metto un pezzo di biadesivo un po' grande, poi magari voi avrete altri sistemi, ma io mi trovo bene con questo, calcolo più o meno appunto dove andrà il mio biadesivo, dove andrà la mia calamita, ma l'ho tagliato bello grande, quindi insomma ho un buon margine. Quindi cosa faccio? Allora, stacco il biadesivo. Adesso mi raccomando, come vi ho detto, il biadesivo io utilizzo questa tecnica, però è già provata, riprovata, e adesso io piazzo al centro il mio Così, la mia tag, poi vado a chiudere, ma mi raccomando di non premere troppo, altrimenti, oltre a portarvi via la calamita, praticamente rischiate di attaccare anche la carta, perché il mio biadesivo si attacca tutto e fa un disastro. Quindi mi raccomando, dolcemente andiamo a prendere la calamita. A questo punto sì, possiamo andare a finire di incollare il mio cartoncino. Quindi faccio in questo modo, vado a mettere con la stick dappertutto, mi raccomando bene sui bordi perché sennò poi vi si apre tutto. Ora qui faccio attenzione perché c'è il biadesivo che, come vi dicevo, se sbaglio non mi permette più di recuperare. Quindi, facendo molta attenzione, così vado ad incollare. Ora, praticamente, noi abbiamo la calamita che in questo modo si aggancia alla nostra tag. Cosa faccio? Vado a mettere la calamita in modo da far da fermo anche da questo lato. Non l'ho messa sotto, allora, volendo, la potete mettere anche in questo caso sotto la carta di decorazione. Io non l'ho messa sotto perché voglio inserire questa scritta e dal momento che non voglio fare tanto spessore con due carte, visto che ho stampato su carta da 200 grammi, se voi mettete troppa carta sopra le calamite rischiate che non facciano abbastanza presa. Quindi ho deciso di utilizzare praticamente questa scritta per coprire la calamita che metterò da questo lato, per quello ho già incollato. Ma voi, come vi ho già detto, potete anche non incollare questa parte, inserire la calamita e poi chiudere il tutto anche con la decorazione di questo lato. Quindi cosa faccio? Vado a prendere un'altra calamita. La vado a puntare sopra quella già di riferimento. Adesso prendo del biadesivo, se lo trovo perché non lo trovo più, eccolo qua. Del biadesivo che, aspettate perché devo tagliare una striscia sottile perché deve essere, sì, così va bene. Ok. Vado ad attaccarla sulla mia calamita e vado a spellicolare. Sempre io faccio così, ma mi raccomando quello che vi ho già detto, perché bisogna sempre fare molta attenzione. Quindi adesso cosa faccio? Giro il tutto in modo da incollare il particolare della calamita con il biadesivo sul mio cartoncino. Ora vado ancora a mettere del biadesivo sulla mia scrittina.
In questo modo, sopra la mia lacca alamita ho di nuovo solo un pezzo di carta col biadesivo, altrimenti avrei rischiato di avere, ripeto, troppo spessore e magari poi la calamita faceva poca presa. Ok, incollato il mio particolare, abbiamo il blocco del mio laterale. In questo modo qui. Ora vediamo come andarlo ad attaccare sulla pagina. Allora, prima di attaccare la carta che ho deciso sulla mia pagina, devo fare ancora un'operazione. Qui ho l'aletta che mi serve per bloccare la mia struttura, ma io perché rimanga un lavoro finito, voglio farla passare dentro la pagina di copertura. Quindi, cosa vado a fare? Prendiamo il piano di taglio, prendiamo solo la nostra pagina, così in questo modo. Allora, mettiamola così. Io adesso vado a posizionare. Così ad occhio dove mi piace, senza cercando chiaramente di centrare il tutto. Io adesso in questo caso ho i riferimenti del mio tappetino che mi aiutano. Se voi non avete il tappetino, piuttosto con un righello prendete due riferimenti e segnatevelo, così non rischiate di sbagliare. E con il cutter vado a tagliare per tutta la lunghezza della struttura che ho fatto in questo modo. Tagliamo anche un pelino in più, così, in modo che entri tranquillamente. E adesso facciamo passare. Aspettate perché qui non ho tagliato bene, speriamo di non fare un disastro. Ero messa storta, non ho voluto girare il tutto per non perdere tempo, speriamo di non aver fatto un disastro. Aspettate che taglio qua così. Ok, dovremmo farcela. Eccoci, quindi vado ad inserire, guardate, il piego qui. Nella pagina devo tagliare ancora un pelino qui perché sennò non entra. Ok, così rimane un lavoro finito che mi piace di più. Per cui io adesso cosa vado a fare? Vado a bloccare la mia aletta sulla parte posteriore. Allora, schiacciamo intanto bene qui. Ok, così. Vado a mettere una striscia di biadesivo. Allora, vediamo un po'. Anche mettere, mettiamo due più pezzi, tanto non c'è problema, così tanto poi questa mi servirà anche per bloccare la pagina alla struttura, quindi va benissimo. Ok. Ok, così. E adesso vado ad incollare, tiriamo via il biadesivo. E vado ad incollare il tutto alla pagina.
Quindi prendiamo la nostra pagina, mi raccomando i laterali sempre aperti, importantissimo, e vado ad incollare il tutto in questo modo qui. Fatemi chiudere ancora, mi taglio da qualche parte, ok. In questo modo, ho preferito fare in questo modo perché così rimane un lavoro più pulito. Ok. Perché vedete che quando aprite la vostra pagina, che a quel punto noi possiamo togliere la nostra tag e abbiamo tre parti e tre parti, e in questo punto il tutto rimane pulito. Quindi abbiamo il nostro fronte invece con le nostre pagine a cascata. Allora, voglio mettere ancora un fiocchettino qui. Allora, questo è il fiocchetto che voglio andare ad incollare. Tra l'altro ho messo il mio foil oro un po' su un po' di particolari, vi faccio vedere per attinenza con tutte le altre pagine dove l'ho usato. Guardate che un po' che bello. Però prima di incollare il fiocco mi sono ricordata che avevo tagliato un altro particolare da mettere qui e non l'ho messo, e cioè questo particolare che mi piaceva un sacco del kit, questo uccellino rosso, che voglio andare a mettere in questo punto in modo che, vi faccio vedere l'idea, solo quando vado ad aprire si vedono i fiori sottostanti. Quindi devo semplicemente andarlo ad incollare per metà. Quindi qui, aspettate che metto la colla, l'avevo già preparato, adesso l'ho visto, me l'ero dimenticato, meno male che l'ho visto. Ok, quindi lo vado ad incollare così, perfettissimo. Aspettate solo un attimo che fa presa. La mia idea era questa, cioè quando il tutto è chiuso è così, e nel momento in cui decidiamo di aprire si vede tutto il nostro fiore. Mi piaceva l'idea di creare questo particolare, quindi vado ad inserire la mia tag. A questo punto il mio retro è proprio finito, guardate un po' che bellino. Anzi, aspettate un attimo perché vado a mettere un po' di foil dorato anche sull'uccellino, che mi sembra che rimanga carino. Quindi aspettate un attimino che facciamo così. Ok, adesso prendo il mio fogliettino già usato, che eccolo qua, l'avevo perso, e vado ad inserire dei piccoli particolari in questo modo qua. Ok, così mi piace di più, faccio vedere. Ok, ora che abbiamo finito posso andare ad incollare il mio fiocchetto. Non l'ho fatto prima perché altrimenti poi quando giravo il tutto me lo sarei un po' perso, quindi ho preferito aspettare un attimino prima di incollarlo, perché chiaramente ci vorrà solo un attimo prima che faccia presa.
Questa è la tag che ho realizzato da inserire all'interno della nostra pagina, come ho fatto per tutte le altre. Ve la faccio vedere. Anche qui ho applicato il cartoncino per inserire la foto. Ho tagliato gli angoli con questa fustella che trovate sempre nella descrizione dei miei prodotti e poi non ho fatto nient'altro che decorarla. Ho usato di sfondo questa pagina del kit Papavero e poi ho ritagliato dei particolari per decorarla. Questa pagina sarà poi inserita, questa tag sarà inserita nel laterale come in tutte le altre pagine sul lato destro, mentre il lato sinistro ci permetterà di andare a collegare la pagina alla struttura. Anche la terza pagina dell'album Flowers è terminata, spero che vi sia piaciuta questa idea di come strutturare il fronte retro. Se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi, cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Vi ricordo ancora che ho attivato l'abbonamento canale, quindi se avete piacere di darmi un supporto per avere dei video in esclusiva, abbonatevi al mio canale e mi farete felice. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao ciao!